Ciao a tutti, oggi sono qui per far partire una nuova serie speciale di Superchimica. Bene, oggi andiamo a vedere una cosa, un esperimento semplice, banale diciamo, però con delle spiegazioni scientifiche divertenti, interessanti. Allora, il materiale necessario per questo esperimento è del ketchup, poi opzionale dell'aceto e un po' di sale. Poi vi serviranno le magiche monete da queste qua in rame, che non sono in rame totalmente, ma sono formate da acciaio e rivestite di sopra dal rame. Comunque, queste monetine qua, dei pennellini per poter spalmare il magico, le magiche soluzioni e stop. Quindi ora prendo le magiche monete e faccio il primo test con il ketchup. Quindi sposto il sale e l'aceto, prendo un pochettino di ketchup, quindi intingo il pennello nel ketchup e buon divertimento. Quindi vado a mettere una buona quantità di ketchup sopra e lascio agire per un paio di minuti. Prendo un pezzo di carta e vado a dare una pulitina sopra. Come possiamo vedere, la moneta è molto pulita in confronto a questa. Ora invece vado a fare un composto formato da aceto e sale. Quindi prendo un po', metto un po' d'aceto e metto un po' di sale. Do una mescolatina al volo. Ok, dopo aver fatto una bella pucciatina nella sostanzina schifosa di aceto e sale, vado a passarla sulla moneta. Come potete vedere, l'effetto è istantaneo, la lucidatura è immediata e pazzesca, perché la pulisce in un modo assurdo. Il rame, entrando a contatto con l'ossigeno, si va ad ossidare e quindi va a formare l'ossido di rame. Andando a formare quindi quest'ossido di rame, va a diventare così la moneta. Ovviamente quindi prende un aspetto schifoso in confronto a come l'abbiamo noi lucidata. Perché abbiamo fatto così? Perché l'acido acetico più il cloro del sale reagiscono con l'ossido di rame e quindi lo vanno a lucidare. Quindi noi possiamo capire che anche all'interno del ketchup è presente in una maggiore quantità l'aceto, il sale e poi il pomodoro e altre sostanze che ci mettono. Quindi possiamo però notare che in percentuale, se noi usiamo il sale e l'aceto diciamo in diretta, in linea diretta proprio a crudo, è molto più veloce la reazione. Se usiamo invece il ketchup è un pochettino più lenta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere, commentare. Mi potete trovare su YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, Skype, Zello, Ustream. Non dimenticatevi Spreakers, mi trovate anche su Instagram e trovate anche il link del mio sito, tutto giù nella descrizione. Quindi un saluto e alla prossima, ciao!